Tutti e benvenuti a un nuovo video di consigli di lettura. Per l'occasione, tra l'altro, rinfreschiamo una rubrica che non aggiornavo da un bel po' di tempo e sto parlando dei fuma classici, ovvero classici della letteratura, sia quelli arcinoti, quelli che siamo stati abituati a studiare anche a scuola, e altri che invece sono più delle chicche nascoste, magari delle opere che sono state particolarmente importanti e influenti per culture, per altre culture letterarie, oppure ancora libri estremamente influenti che hanno lasciato il segno e che almeno per la logica di questa rubrica sono stati pubblicati prima della seconda metà del Novecento e che sembrano passare un po' più in sordina, magari sono più da riscoprire. E proprio in questo caso ci troviamo, e parlando però di un'autrice veramente straordinaria che oggi fortunatamente è stata riscoperta. Sto parlando di Charlotte Perkins Gilman, di cui ho letto di recente una raccolta di racconti chiamata Il glicine rampicante, edizione stupenda. Questa edizione proviene da Ab Editore, l'ho acquistata io, ma le edizioni di Ab Editore mi hanno completamente sconvolto, nel senso loro sono bravissimi. È una casa editrice indipendente che si sta specializzando tantissimo nella letteratura weird, gotica, classici dell'occulto, e presentati sempre in queste vesti grafiche particolarmente intriganti. E devo essere sincero, ignoranza mia, non conoscevo questa autrice. Ho acquistato questo libro semplicemente perché il titolo Il glicine rampicante e la copertina mi hanno veramente colpito. Mi hanno chiamato, come quando giri in libreria, girando di scaffale in scaffale, c'è quel libro che non sa neanche perché ti chiama. E mi ha molto incuriosito anche il sottotitolo, che è altri racconti gotico femministi. Ebbene sì, perché Charlotte Perkins Gilman, di cui vi consiglio assolutamente di approfondire poi la vita, la storia, perché ha avuto veramente una vita molto densa, anche dal punto di vista di attivismo personale, è stata una scrittrice statunitense vissuta tra il 1850 e il 1935 ed è stata, diciamo, riscoperta poi a metà del Novecento dai movimenti femministi. È un'autrice che però in un'epoca in cui non era così banale attuare questa scelta, decideva di firmare i propri scritti con il proprio nome. Sono tante le scrittrici dell'Ottocento o anche precedenti che sono passate alla storia, ma che all'epoca della pubblicazione dei propri romanzi preferivano utilizzare magari degli pseudonimi maschili. Pensiamo ad esempio banalmente a George Sand, che già è uno pseudonimo maschile ed è rimasto tuttora il suo nome di riferimento, ma anche banalmente le sorelle Bronte, Jane Austen, Mary Shelley, molte di queste grandi scrittrici per pubblicare le proprie opere hanno utilizzato pseudonimi maschili, in un'epoca appunto molto chiusa e dove comunque il ruolo della donna era in ulteriore difficoltà e in ulteriore chiusura. Charlotte Perkins Gilman, diciamo che decide invece di scontrarsi contro questa consuetudine, firmando i propri racconti con il proprio nome, proprio come se fosse un atto politico. Il genere in cui lei era solita addentrarsi era il racconto, la forma breve del racconto, in particolar modo ispirandosi alla letteratura gotica vittoriana. In realtà, poi, approfondendo ulteriormente la sua storia, lei ha scritto di tutto. Ha scritto poesie, infatti banalmente questo racconto che si sofferma sulla sua produzione gotica è molto spesso inframmezzata da scritti più brevi che assumono di più i contorni della poesia vera e propria, ma è stata anche un'economista. Lei infatti nel suo ruolo di attivismo ha pubblicato nel corso della vita anche dei manuali di economia per donne. È stata un'autrice realmente prolifica, che però è conosciuta molto per il suo modo peculiare
di utilizzare la letteratura di genere. E devo dire che questo primo approccio con la sua scrittura mi ha colpito. Alcuni racconti, diciamo che sono un po' invecchiati a livello di stile, ma rimane anche oggi sorprendente il modo in cui lei utilizza alcuni archetipi di genere per parlare di tematiche sociali molto profonde. Il suo racconto più celebre è La carta da parati gialla, che è anche il mio racconto preferito. Cioè, io quando ho letto in questa raccolta La carta da parati gialla ho detto genio, stupenda, mi ha fatto venire i brividi alti così, anche stiamo parlando appunto di un racconto uscito ormai tanto tempo fa, nel senso che è stato pubblicato nella seconda metà dell'Ottocento e non ha assolutamente perso lo smalto leggermente inquietante che doveva lasciar scaturire all'epoca della sua uscita. È un racconto geniale che per me da solo vale la spesa di questa raccolta e nasce da un'esperienza personale di Charlotte stessa. È un racconto infatti che lei scrisse in un momento molto difficile della sua vita. Lei soffriva infatti di depressione, ha sofferto per lungo tempo di depressione postpartum e diciamo confidandosi con il suo medico curante riceve una bislacca, un bislacco consiglio. Il medico le consiglia infatti che per guarire da quella che poteva essere definito un disturbo di carattere isterico, lei avrebbe dovuto smettere di lavorare, quindi allontanarsi dalla scrittura, allontanarsi dai suoi studi, dalle sue ricerche e dedicarsi il più possibile a un riposo forzato. Inizialmente Charlotte decide di accogliere questo consiglio, ma si rende ben presto conto che i pochi mesi che le ha vissuto lontano dalla sua scrivania l'hanno portata a peggiorare. Si è sentita improvvisamente inutile, deumanizzata e la sua sofferenza si è inasprita. Quando ha sentito che stava per entrare in un tunnel troppo oscuro, lei ha deciso di scrivere questo racconto. Un racconto che poi lei beffardamente inviò al medico che le ha dato quel consiglio sbagliatissimo. La storia della carta parati gialla è infatti la storia di una donna che viene in un certo senso costretta ad allontanarsi dalle sue faccende e incastrata in un matrimonio infelice in cui in questa nuova villa in cui i due coniugi si dirigono c'è questa carta da parati gialla. Una carta da parati gialla che sembra nascondere nelle sue trame una carta da parati di cattivo gusto, brutta a vedersi, che la protagonista detesta a morte e nelle cui trame sembrano percepirsi dei volti minacciosi. È un disegno che incute sin da subito un profondo turbamento nella protagonista. Non vi voglio svelare troppo perché sono dei bozzetti d'atmosfera veramente fantastici i racconti di questa scrittrice. Vi posso dire che per me l'idea è geniale e estremamente moderna, perché si rifà tra l'altro a un orrore atavico quasi di carattere infantile. Quanti di noi magari da bambini siamo stati un attimo inquietati dall'ombra che un cappotto crea, ad esempio sulla parete di una stanza a notte fonda? E sembra magari una persona, in realtà è semplicemente un cappotto. Fa riferimento a quello, ma a quel tipo di orrore un po' atavico legato a certe suggestioni, autosuggestioni partite dall'infanzia, ma in questo caso l'elemento di carattere horror serve per raccontare come escamotage, per raccontare e denunciare il senso di impotenza a cui le donne dell'epoca erano costrette a vivere. È molto audace, anche letto oggi, nonostante l'epoca sia completamente diversa, diciamo che effettivamente scuote perché anche con il rimando del è stato pubblicato nell'Ottocento questo racconto, cazzarola, è una bella scossa, no? Diciamo che la protagonista più volte fa riferimento al dramma del matrimonio forzato e in particolar modo ma lo fa non in modo, attenzione, melodrammatico, non lo fa nella maniera come ad esempio tipica di molte protagoniste infelici
come la Madame Bovary di Flaubert, per esempio. Lo fa in un modo a volte estremamente cinico. Una cosa che mi è piaciuta molto dei racconti di Charlotte Perkins Gilman è la presenza di un umorismo scuro, satirico, tagliente, che anche oggi riesce effettivamente a metterti a scomodarti. C'è un punto che poi tra l'altro ho letto essere stato motivo di censura in diverse edizioni dell'epoca. C'è un punto in cui la protagonista dice che suo marito John la ride di lei. Ogni volta che lei parla, che esprime un'opinione, il marito le ride, cioè la deride, la sminuisce. E lei dice, ma per l'ennesima volta John ride di me, ma questo è naturale, è quello che ci si aspetta da un matrimonio. Bam! Aiuto, che mazzata! Ed effettivamente Gilman ci va giù pesante, cioè ci va giù schietta, infatti lei doveva avere un bel caratterino focoso, ci va giù schietta sulle contraddizioni legate sia al rapporto uomo e donna, ma non tanto nel rapporto uomo donna generico, ma nel rapporto uomo donna inserito in una società molto discriminatoria nei confronti delle donne, dove le donne si espongono maggiormente vengono appunto incastrate in questa falsa prigione dorata del riposo forzato. In teoria quasi questa idea del non far niente, rilassati, che però diventa veramente una prigione deumanizzante. Racconto della carta da parati gialla veramente mi ha scosso e non stento a credere che sia stato il suo più grande successo, cioè il racconto che ha creato più clamore e che poi è stato poi recuperato dalle grandi teoriche femministe come spunto di riflessione e di riferimento, perché effettivamente queste tematiche, queste denunce di carattere politico-sociale che attraversano l'opera di Gilman qui vengono espresse in un modo veramente vincente, arrivano dirette e soprattutto riescono allo stesso tempo a costruire una storia complessa a livello psicologico profondo. Si vede che questo racconto è stato scritto in un momento particolarmente turbolento dal punto di vista emotivo vissuto dalla scrittrice. E mi soffermo su questo perché è quello che proprio mi ha fatto dire wow. Però in realtà ci sono tanti racconti molto interessanti. Mi è piaciuto molto anche il racconto d'apertura, che è anche quello che dà il titolo alla raccolta, che è il glicine arrampicante. Mi piace anche questo perché qua si coglie molto bene il modo in cui Gilman si vede che ha letto tanto, che conosce molto bene la letteratura horror gotica, ma allo stesso tempo non si adagia sugli archetipi tipici del genere o non si adagia su storie già risapute. Banalmente anche questa villa col glicine rampicante che attira questa coppia di sposini che vogliono riutilizzarla come casa delle vacanze, e dietro questo glicine, questa natura, sembra esserci l'orrore di una scomparsa, è sempre legata comunque all'universo, ai misteri della femminilità, che misteri sono perché sembrano legati in questi contesti al essere nascosti, a non essere esplorati. Lei invece li esplora. Infatti ci sono molti punti in cui sembra toccare anche delle tematiche legate più alla sessualità, all'interiorità. È strettamente psicologica e in questo senso secondo me è molto forte. Ho amato tantissimo anche per la sua per il suo essere spiazzante il racconto Quando ero una strega. Quando ero una strega è la storia di questa donna che si rende conto, se non mi ricordo male doveva essere questo, fatemi controllare perché potrei sbagliarmi. Esatto, no, è questo. È la storia di questa donna che è convinta che tutti i suoi desideri si realizzano quindi prende, diciamo, il classico stilema del be careful what you wish for, che è tipico di molte storie dell'orrore, cioè stai attento a ciò che desideri, ma in questo caso il desiderio diventa un'arma di potere che quando ottenuta diviene in un certo senso un
desiderio di rivoluzione forte, di cambiamento forte, che però, attenzione, lascia uscire anche la parte Thanatos del desiderio, la parte legata alla morte, e dove l'orrore in questo senso si libera e va a braccetto con il tema del potere. È molto interessante questo racconto anche perché ha sempre quella sfumatura di carattere umorista molto forte, che nel finale assume anche dei contorni amari. Quanto di quello abbiamo letto è veramente successo e quanto no? Ed è veramente così complesso arrivare a quel desiderio finale che obiettivamente nasconde in un certo senso una profonda impotenza in realtà da parte della protagonista, che sembra accarezzare questa idea del potere, sembra ottenere questa idea del potere che in realtà le sfugge. È veramente affascinante. Mi rendo conto che forse questa recensione non abbia tutti i punti al suo posto, ma è una scrittrice veramente complessa, molto intrigante, che mi piacerebbe approfondire ulteriormente, ma se non la conoscete, secondo me il Glitchen arrampicante come primo step d'approccio è perfetto. Tra l'altro l'estate secondo me è un periodo perfetto per leggere anche dei racconti da brivido, e in questo caso i brividi li avrete, ma li avrete complessi, con più chiavi di lettura, e soprattutto, per quanto, ripeto, alcune storie secondo me il peso degli anni ce li hanno, altri invece si mantengono senza tempo. La carta da Parati Gialla è una di queste. Quindi fatemi sapere se già conoscevate Charlotte Perkins Gilman, se vi piacciono i suoi racconti, se avete letto Il Glitch in Arrampicante, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, che ne pensate, lo leggereste, non lo leggereste. Scatenatevi qui sotto, io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e muah! Ciao ciao!